Le periferie della città si sentono abbandonate, insomma, prosegue il nostro viaggio all'interno delle parti più esterne al centro della città per capire dal vivo delle persone quali sono questi problemi. Mancanza di servizi, ma non solo, poca cura e manutenzione di strade, verde, queste insomma sono un po' le questioni che vengono a galla. Ogni quartiere ha però la sua peculiarità. In questo caso, ad esempio, ci troviamo a San Rocco, dove tra le varie problematiche evidenziate c'è la questione che manca il medico. Questo è un fattore molto sentito, da tanti, soprattutto insomma, dalle persone anziane che hanno difficoltà a spostarsi. Siamo a San Rocco, insomma, con problematiche dei quartieri. Una, la principale, mi pare di capire, che riguarda la mancanza del medico, però sono anche tante altre. Qual è quella che sentite di più? Il medico. Sì, prima il medico, perché tanti anziani non riescono nemmeno a scendere dalle scale. Almeno abitando qui vicino facevano uno sforzo, venivano. Devono andare in città o altri medici in giro. Manca tutto, manca Piccolo praticamente. negozio. I negozi sono stati tutti chiusi, è rimasta solo una panetteria, basta, non c'è più niente. Prima parlando si diceva anche dell'illuminazione e dell'erba, no? Se non, o il Sì, marciapiedi. il marciapiede prima di tutto e poi l'erba che non viene tagliata, non puliscono le strade e poi c'è una velocità enorme con le macchine, ci vorrebbe anche un limite di velocità ci vuole. Via Giolitti è pieno di alberi, è caduto uno l'anno scorso, io mi ero già lamentata anni fa. Le strade tutte piene di buche, che c'è paura di camminare, già qualche anziano è caduto. Ci vorrebbe anche qualche telecamera, no? Umberto Piscitelli, consigliere comunale, ecco, sono diverse lamentele, no, per quanto riguarda soprattutto le persone anziane, partendo dall'ambulatorio, che insomma per il medico che non c'è e molto altro. Questo. Sì, mi hanno contattato quest'estate. Io sinceramente conosco poche persone, però mi hanno contattato su Messenger, ho loro mandato il numero di telefono, mi hanno telefonato e mi hanno detto se potevo venire qui in quartiere perché avevano bisogno di parlarmi. E quindi sono andato a parchetto, c'era una quindicina di signore che mi hanno esposto tutte le problematiche e tra queste la mancanza del dottore. Io cosa ho fatto? Mi sono fatto da portavoce, sono andato all'ASL, ho parlato col direttore di distretto, ho portato a lui questa problematica e mi ha detto che ci sarebbe mosso e contattare qualche dottore per fare in modo che loro avessero questo servizio. Io mi auguro che questa vada a buon fine perché i cittadini, i signori anziani sono veramente disperati. Questo mi dispiace. Però voglio puntualizzare una cosa, che questa non è una protesta, ma è una richiesta di un servizio. Ci troviamo ora nel quartiere di Sant'Antonio. Anche in questa situazione ci sono alcune problematiche, in particolare ci sono i cittadini che sottolineano la questione dei treni. Ecco, è una questione molto sentita all'interno della zona. Ci viene poi raccontato come, insomma, si chieda più cura, per la manutenzione, in particolare del verde e delle strade. I problemi e le difficoltà delle periferie corrono anche sui social, ovvero insomma sono nati alcuni gruppi, in particolare Novara e le periferie dimenticate. Andiamo a sentire l'ideatore della pagina Facebook, Roberto Esposito, che ci racconta da che cosa è nata quest'idea. Il problema delle periferie un po', diciamo, dimenticate, nel senso che notiamo che comunque il centro è sempre molto curato, sono molto attenti ad intervenire con qualsiasi tipo di problematica. Le periferie, nonostante magari noi come cittadini siamo abbastanza attivi, segnaliamo, ma prima che intervengano, il tempo passa. Ad esempio, i marciapiedi, ci sono dei punti dei marciapiedi dove hanno ceduto determinate autobloccanti. E si sono limitati a mettere i classici New Jersey, segnalare con le strisce bianche e rosse, ma a tutt'oggi non è mai successo niente. In via Beltrami, dove c'è il famoso passaggio livello, lì sono cadute praticamente delle staccionate, le classiche staccionate di cemento. RFI è intervenuta mettendo le classiche reti arancione. Purtroppo queste sono state vandalizzate come al solito. E in questo periodo io sto notando, perché abito praticamente a ridosso della ferrovia, sto notando che spesso e volentieri i ragazzi che escono intorno a 20 minuti alle 2 da scuola, cosa succede? Passaggio livello chiuso, bloccato per un sacco di tempo, attraversano. Ma o i treni intervengono con una frenata sostenuta, oppure si sente che suonano le trombe, eccetera, così. Quello è un pericolo veramente non indifferente. Non indifferente. Ore delle ferrovie che
abbiamo avuto dei contatti con le ferrovie facendo determinate richieste, ci hanno risposto, io parlo per quanto riguarda soprattutto il problema dell'autostrada viaggiante, ci hanno risposto che comunque i limiti, i famosi decibel non vengono superati, cosa che non è vero, che i treni rispettano le velocità che devono rispettare, cosa che purtroppo non è vero, perché un conto è dirlo e un conto è viverci. Allora, questa pagina Facebook come gruppo WhatsApp è nato proprio per le esigenze che ci sono state sempre sulle periferie, un coinvolgimento delle persone per trattare tutte le varie problematiche che ci sono sulle periferie, che comunque purtroppo è all'occhio sempre di tutti, e che anche per le cose banali bisogna sempre sollecitare l'amministrazione per far fare degli interventi. Problemi del verde, ci sono problemi di questi marciapiedi che in parecchie zone sono veramente disastrati, che sia pericoloso che anche difficoltoso intraprendere un semplice pezzo di marciapiede. Insomma, la richiesta è quella di più attenzione. Più attenzioni, più coinvolgimento, anche perché poi le strade continuano a cedere, si formano questi buchi enormi e vengono piazzati questi famosi cavalletti che rimangono lì per settimane intere. L'illuminazione che in molti quartieri ogni 3-2 saltano. Poi stanno purtroppo verificandosi, ed erano già cose che erano state lanciate dal comitato anni fa, e che purtroppo si sta verificando, è che i medici stanno scomparendo. È iniziato Vignale a rimanere senza medico e piano piano tutti i quartieri stanno rimanendo senza il medico, ma soprattutto anche gli uffici postali. Quindi le periferie stanno proprio andando nel dimenticatoio. Sul giornale dell'Azione, che troverete in edicola a partire da questo venerdì 15 novembre, troverete ulteriori informazioni e interviste agli stessi cittadini. Vi ricordo che potete seguirci anche su www.sdnews.it, dove potete scaricare i nostri giornali in formato digitale. Un saluto da Marco Cito.